luogo esclusivo, lontano dal turismo di massa. Così Alberto Matano si sta godendo la sua estate. Cos'ha di affascinante questo paesino? Il conduttore TV Alberto Matano si sta dedicando al suo meritato riposo ormai da un bel po' di tempo. Le vacanze estive sono iniziate a luglio, dopo la fine del periodo intenso in TV al timone della Vita in diretta, una delle trasmissioni TV più seguite del pomeriggio. Il giornalista e conduttore TV è stato paparazzato in relax a metà luglio in compagnia del marito Riccardo Mannino, con il quale è volato a Pantelleria, la solita prima tappa delle sue vacanze. Il settimanale Chi gli ha dedicato un servizio mentre i due si godevano la vacanza in un resort dell'isola della Sicilia, gestito da una coppia di amici. Non è stata però l'unica magnifica tappa del viaggio. Questa vacanza relax vede diverse tappe, tutte nel sud Italia. La spensieratezza e paesaggi mozzafiato gli serviranno infatti anche come perfetta atmosfera per scrivere il suo romanzo che sarà edito da Mondadori, probabilmente ad autunno inoltrato. Si tratta di un romanzo di formazione, una storia d'amore lunga 25 anni. Almeno questo è quanto trapelato finora. Ma vediamo come prosegue il viaggio. Alberto Matano, la vacanza nel paesino da 9.000 abitanti, dopo Pantelleria, è stata la volta della Puglia, e poi nuovamente la Sicilia, ma stavolta in barca alle Eolie e non solo. In questi giorni ha fatto tappa in un incantevole borgo della zona sud dell'isola chiamato Palazzolo Acreide. Un comune con meno di 9.000 abitanti a 60 km da Marina di Ragusa, famosa zona di mare. L'odierna Palazzolo si colloca su di una colonia greca riportata da Tucidide come Acrai, Acrai, che, derivando dal greco antico Acra, Acra, significa cima, picco, estremità, ma anche castello o cittadella che domina una città, latinizzato in Acrei. Ma è anche una città barocca nominata Patrimonio Mondiale dell'Umanità dall'UNESCO nel 2002. Palazzolo Acreide, perché è così speciale per il conduttore? Un connubio tra arte, cultura e paesaggistica mozzafiato, l'estate è meta per i turisti ma è anche una zona per starsene in tranquillità evitando la calca estiva di mete molto più conosciute. La località perfetta per un po' di pace, chissà. Magari anche di ispirazione per il suo romanzo che uscirà a breve. La Sicilia è sicuro uno sfondo perfetto per le storie più intense. Dopo l'ultima tappa in Sicilia Alberto tornerà in Calabria, per chiudere le vacanze estive e riniziare a preparare la stagione televisiva.